Il paradiso, Ferdinando potrebbe scoprire che sa della finta malattia di Flavia. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli spoiler della Fiction Daily, nata da un'idea di Gianandrea Pecorelli, in merito agli episodi dal 26 al 30 dicembre raccontano che Marcello, Pietro Masotti, vorrebbe soffiare l'affare di Palazzo Andreani al commendatore Umberto, Roberto Farnesi, per far colpo sull'ex fidanzata Ludovica, Giulia Arena. Dopo che Fiorenza, Greta Oldoni, aveva messo la pulce nell'orecchio a Ferdinando, Fabio Fulco. Quest'ultimo sarà più che mai voglioso di scoprire cosa gli sta nascondendo la diabolica donna. Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, le indagini di Torrebruna potrebbero mettere alle strette la cugina di Dante, Luca Bastianello, la quale confesserebbe al facoltoso investitore non soltanto che Flavia ha sempre goduto di ottima salute, ma anche che Ludovica ne era consapevole. Nel corso dell'episodio del Paradiso delle Signore 6 andato in onda il 7 aprile, Fiorenza si era avvicinata a Flavia e le aveva fatto notare quanto fosse pallida. Notando l'affermazione sconnessa, la signora Brancia era rimasta perplessa, ma Gramini l'aveva rassicurata suggerendole di reggerle il gioco e di mettere in atto un teatrale svenimento. Mentre Ferdinando e Ludovica dialogavano tranquilli, al circolo Flavia aveva deciso di dare vita alla pantomima consigliata a lei da Fiorenza, lanciandosi in un finto svenimento e venendo soccorsa da un ignaro Marcello. Lo stratagemma delle due donne aveva un secondo fine economico, ovvero la seconda parte del piano consisteva nel far credere all'ex armatore che Flavia necessitasse di cure oltremodo costose per un intervento che avrebbe dovuto aver luogo negli Stati Uniti. Piano che era riuscito alla perfezione, in quanto Ferdinando, intenerito dalle precarie condizioni economiche della famiglia Brancia dopo la separazione da Gian Paul, aveva finanziato la fantomatica operazione Oltreoceano. Le indagini di Ferdinando potrebbero portare l'uomo, malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, a mettere alle strette Fiorenza, la quale gli rivelerebbe due scottanti verità che rivoluzionerebbero il rapporto tra l'ex armatore e Ludovica. Gramini, difatti, confesserebbe a Di Torrebruna di aver architettato assieme a Flavia il finto svenimento, con tanto di malattia immaginaria al seguito per spillargli del denaro. Ma non soltanto. La cugina di Dante aggiungerebbe che Ludovica è sempre stata a conoscenza della finta malattia di Flavia. Dante și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.